7:30 del 9 settembre 2001. Come di consueto mi svegliai per fare colazione e poi vestirmi per andare al campo. Già dai primi movimenti percepii subito che qualcosa non andasse. Sentivo le braccia prive di forze, a stento riuscivo a muoverle. Era l'inizio della mia malattia, del mio incubo, ma questo l'avrei scoperto soltanto successivamente. Sono svegliato e mi volevo levare il pigiama, volevo alzare le braccia e non rispondevano. Mi sono stati fatti tutti gli esami, mi è stato prelevato del liquido spinale e da lì a poco mi è stata diagnosticata questa sindrome rarissima che è la sindrome di Guillain-Barré, un'infiammazione del sistema nervoso. A 14 anni all'inizio non avevo neanche capito della gravità della cosa. Diciamo che l'ho capito nel momento in cui poi mi stavano portando in rianimazione, che poi mio padre mi disse: io ce l'ho messa tutta, adesso tocca a te, ti raccomando. Il destino ha voluto che non fosse arrivato il mio momento e, come dico sempre, la malattia non è venuta per uccidermi, ma è venuta per completarmi come uomo. Lo stato d'animo fa tutto. Normale che il non abbattersi è un'arma importante per giocarsi le proprie carte fino in fondo, ma il messaggio che io mi sento di dire agli altri nel mio piccolo è comunque quello di dire: se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Io penso che alla base di tutto ci debbano stare dei valori, che sono quelli della dignità. Io penso che la dignità non ha prezzo. E ho fatto solo quello che ho fatto per proteggere e tutelare i miei sacrifici, i sacrifici della mia famiglia, per farmi arrivare dove sono arrivato, ma soprattutto per tutelare la passione di tutti quei bambini che come me sognano di diventare dei calciatori professionisti. Io penso che nel calcio, così come nella vita, non c'è bisogno di scorciatoie per arrivare agli obiettivi che uno si prefissa. Solo 28, grazie alle mani di Salvatatù che mi cura in ogni passo con i tatuaggi. Ora ne abbiamo iniziato uno, che è una foto mia di quando ero bambino, il Largo Barracche, che è la piazza dove giocavo da bambino fino a tardi, con un pallone tra le mani, con lo sfondo della piazza, e ora dobbiamo finire di disegnare la piazza, ecco. Sono stati 4 mesi che ho pensato notte e giorno in questo momento a tutti i problemi che ho passato, però non ho mai mollato, non ho mai mollato un secondo. Ma sono immagini che toccano, faccio fatica a rivederle, capito? Perché dico: ma sono io. Ringrazio gli amici di Fanpage, per me oggi è un onore essere qui negli studi di Fanpage per rilasciare la mia intervista. Un abbraccio forte, Fabio Pisacane.